E siamo arrivati a Fiera Cavalli, dovevamo arrivarci anche per parlare di una fiera leader europea con una storia centenaria ricca quest'anno di innovazioni, che ha ben saputo interpretare l'evoluzione del settore verso il tema della ecosostenibilità. Dico bene, Maurizio? Sì, diciamo che Fiera Cavalli in questi ultimi anni si è piazzata molto vicino a quei valori importanti dove il cavallo vive abitualmente. E il fatto di poter anche impostare un salone innovativo come il Salone del Bambino, appunto, dove noi cerchiamo attraverso il cavallo di ai più giovani trasferire tutti quegli elementi di positività, di rispetto della natura che il cavallo oggi è ambasciatore nella storia, può trasferire al bambino con una connotazione molto positiva, passionale e di grandi emozioni. Grazie al brand manager Fiera Cavalli, sommario all'insegna del cavallo e della salute. In questo numero, Fiera Cavalli, tutto sul cavallo tra anagrafe equina, nuove malattie, turismo equestre, ippoterapia, ovvero quando l'andare a cavallo è terapeutico. ARCA è un progetto dell'azienda ULS20 di assistenza, ricerca e cura dell'anziano. Home Care, gli ausili sanitari si trovano anche in farmacia. Frutta cotta, i nutrizionisti ci invitano a consumarla più spesso. E concluderemo a tavola con le sane ricette di salute.